Dottore, ci troviamo alla direzione del Santa Croce perché siete al lavoro H24 per cercare di risolvere alcune problematiche. Abbiamo ribadito più volte che il virus c'è, circola e sono stati riscontrati alcuni casi positivi sia per quanto riguarda pazienti che operatori sanitari all'interno del nosocomio. Che cosa state facendo in queste ore? Certo. La situazione è una situazione che non è inusuale, è esattamente come si sta riproducendo in tutti i nosocomi. Questo è dovuto a una problematica legata alla non totale certezza della diagnostica. Mi spiego, noi abbiamo già da tempo, anche forti dell'esperienza del mese di marzo, abbiamo delle procedure che cercano di intercettare tutti i pazienti che accedono al nostro nosocomio, classificandoli da subito in positivi al Covid o negativi al Covid. Purtroppo, come dicevo, ci sono dei forti vincoli che sono legati alle diagnostiche. La diagnostica molecolare ha un'altissima sensibilità, ma non è totale. Mi spiego, su 100 pazienti che vengono screenati, ci sono dei momenti in cui il virus ha una carica virale così bassa, per cui non riesce a essere visto dalla diagnostica. Questo paziente viene considerato negativo e viene messo in un reparto negativo. Il problema sono gli asintomatici, perché il paziente comunque sintomatico e negativo, noi lo portiamo in un reparto che chiamiamo reparto filtro, sta in camera singola, ripete dopo 24-48 ore il tampone e se anche il secondo tampone è negativo viene messo con i positivi. Purtroppo questo virus è un virus molto sfuggente, per cui in alcuni pazienti dà una negatività anche sintomatologica, per cui soprattutto su degenze breve il paziente con un tampone negativo senza nessun sintomo che fa pensare a questo tipo di virus viene considerato come paziente negativo. Salvo che dopo 3-4 giorni il virus si replica rapidamente, per cui può dare una positività che lo vediamo solo al momento del... Per far capire bene anche a casa, il virus può rimanere in incubazione per qualche giorno e quindi non viene subito, non emerge la positività. Il virus ha un periodo di replica che varia da individuo a individuo, anche se c'è uno standard dei 3-4 giorni prima che possa essere trovato. Dal momento in cui io contraggo il virus, al momento in cui riesce a essere visto dalla diagnostica, c'è un periodo finestra dove a seconda della diagnostica questo può essere più o meno lungo. In realtà la nostra diagnostica è una diagnostica la più performante che c'è sul mercato. Mi spiego, è quella più sensibile, però nonostante questo non è assolutamente affidabile al 100%, questo ci sta purtroppo nei numeri. State riorganizzando il Santa Croce? Se sì, quali sono i reparti coinvolti? Allora, a voglia, nel senso non solo il Santa Croce. Noi siamo partiti con un piano pandemico già dal mese di luglio, prevedendo la seconda ondata. Quindi in realtà abbiamo già da allora previsto tutta una serie di scenari, dal meno grave al più grave, con degli interventi organizzativi incrementali. Oggi ci troviamo, secondo me, alla fase 62 del piano pandemico, perché quello che ci ha salvato nel mese di marzo e che continua a permetterci di continuare l'attività e curare i pazienti è che questa azienda si è fatta le ossa ed è molto flessibile. Per cui questa mattina, a fronte dei problemi, ci siamo trovati alle 8:30 di mattina, eravamo già qua, tutto il nucleo di crisi, per cui l'altra cosa importante è che non l'affrontiamo come singolo specialista, ma abbiamo un gruppo di multidisciplinare e quindi ci confrontiamo, prendiamo delle decisioni basate sull'evidenza clinica dove tutti possono dire la loro e l'organizzazione segue le necessità. La riorganizzazione è, stiamo dividendo di nuovo i reparti all'interno del Santa Croce. Santa Croce non è più un ospedale Covid, no Covid totale, ma per necessità stiamo facendo dei reparti che saranno reparti Covid, quindi dove anche qui avremo dei pazienti Covid positivi, dei reparti grigi. Che cosa vuol dire grigio? Vuol dire che ci sono questi pazienti che ancora non sappiamo se hanno contratto o meno il virus. Un'altra differenza che voglio fare importante è che diventare positivi non vuol dire ammalarsi, perché abbiamo visto anche nella nostra esperienza tantissime persone si positivizzano ma mai svilupperanno la malattia. E anche qui abbiamo una difformità totale tra una malattia completamente asintomatica, una malattia paucisintomatica e malattie gravi. È una malattia con una manifestazione grave. Abbiamo visto diversi casi in medicina interna, in gastroenterologia e altri reparti ancora? Dove c'è un ricovero da pronto soccorso non può non esserci un problema di questo tipo. Quindi in realtà
Le abbiamo vissute in cardiologia, dove il focolaio è stato subito contenuto, l'abbiamo visto in medicina, anche qui il focolaio era stato contenuto e adesso è sotto osservazione. L'abbiamo in gastroenterologia. Io mi aspetto che in questo momento in cui la diffusione del virus è alta nella popolazione, è ovvio che ci siano questi piccoli cluster. L'importante è non preoccuparsi per il cluster, ma reagire al cluster, per cui che scattino in automatico tutta una serie di azioni e rinforzi per poterlo gestire in modo che venga confinato. Qual è l'altro grosso problema? Che noi consideriamo l'ospedale come il punto di contatto, ma in realtà l'ospedale spesso è il punto finale del contatto, perché i nostri dipendenti, i parenti, i pazienti hanno la loro vita sociale, per cui chi ha il figlio a scuola o ha frequentato un locale o quant'altro rischia di avere contratto il virus e in maniera asintomatica averlo trasmesso a qualcuno. C'è una parte purtroppo in questa pandemia che è ingovernabile, che è dovuta al caso e quant'altro. Questo non lo possiamo governare, tutto il resto assolutamente sì, per cui nel momento in cui si manifesta un cluster di questo tipo andiamo a rinforzare le misure. Che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo tampone molecolare, che è l'unico che ci dà la massima sensibilità, lo faremo a tutti i ricoverati, e ai dipendenti faremo di nuovo tutti i tamponi anche ai dipendenti, quindi li teniamo con un monitoraggio più stretto rispetto a quello che prevede l'OMS di solito. Quando lei parla di riorganizzazione in parole semplici, questo significa anche uno spostamento di reparti o una creazione di bolle all'interno dei reparti? Assolutamente sì, perché vuol dire che accorpiamo i pazienti a secondo del loro stato, per cui tutti i pazienti positivi saranno accorpati sul reparto in modo che siano confinati il più possibile, perché l'unica lotta a questo virus è impedire che si possa diffondere ad altre strutture. Anche qui cerchiamo di sfruttare sempre o il verticale o l'orizzontale come confinamento, perché? Perché in questo modo gestisci i percorsi, per cui posso o bloccare un intero reparto in orizzontale o un intero reparto in verticale. Ad esempio a Pesaro, quando avremo finito i lavori con il mese di dicembre, avremo un'intera palazzina di 4 piani, tutto dedicato al Covid, e avremo un isolamento verticale e un isolamento rispetto alle altre costruzioni. Ovviamente ci troviamo a scontrarci con una struttura che è vecchia più di 100 anni. E questo molto spesso non favorisce il totale isolamento. Però, torno a dire, l'esperienza, la capacità dei professionisti e quant'altro ci permette di farlo. Se mi permettete, l'altra cosa importante è il territorio che ci sta aiutando in questo momento. Noi stiamo cercando di aumentare le dimissioni sia dei pazienti Covid positivi sia dei pazienti Covid negativi, appunto per rendere sempre meno frequente il numero di quelli che possono interagire. Il territorio ci sta aiutando recuperando pazienti sulle altre degenze. È un momento difficile per tutti e si spera che il vaccino possa arrivare il prima possibile per mettere la parola fine a questa pandemia. C'è un messaggio che vuole lanciare a tutti i telespettatori e quelli che la stanno guardando, ma anche a tutti gli operatori sanitari che con tanti sacrifici, magari anche con un po' di preoccupazione, sono in prima linea? Certo, innanzitutto un ringraziamento, perché al di là di quello che si dica della pubblicità da panettone, io vedo tutti i giorni lo sforzo che ogni singolo professionista e l'impegno che ci mette. Dall'altra parte chiedo anche ai cittadini di metterci un po' del loro. Mi spiego, qualche volta sembra crudele dire al parente non entrare nel reparto, non puoi avere contatto col malato. Devono capire che non è la cattiveria dell'ospedale o del personale, ma è per tutelare loro e i loro congiunti e i loro cari. Quindi insieme, rispettandoci, insieme collaborando, sicuramente lo sconfiggeremo. Dottoressa, anche nel reparto di gastroenterologia si sono verificati dei problemi perché ci sono dei pazienti positivi, però possiamo fare il punto della situazione per evitare allarmismi? Assolutamente. Nella giornata di ieri abbiamo avuto il primo caso di indice di infezione da Covid e questo ci ha costretto nell'immediato ad eseguire i tamponi a tappeto su tutti i pazienti ricoverati nella nostra unità operativa. Questo ha portato a trovare 8 pazienti positivi, anche se asintomatici. E quindi abbiamo, nella giornata odierna, isolato il reparto e ripetuto i tamponi anche a quei pazienti che erano risultati negativi a distanza di 24 ore
per saggiare la loro condizione e si sono mantenuti pazienti negativi. Ciò nonostante, con unità di crisi abbiamo deciso di trattare tutti questi pazienti come potenzialmente venuti a contatto con l'infezione e quindi li metteremo in una zona che è definita zona filtro, zona grigia, nei quali vengono trattati come pazienti potenzialmente in grado di sviluppare l'infezione. Ci sono dei casi anche tra i sanitari? Nella mia unità operativa ad oggi non ci sono casi tra i sanitari. C'era stata un altro episodio di infezione ed erano stati prontamente isolati due operatori sanitari, sociosanitari. Proseguirete anche in questo caso, come si diceva, con il dottore per i tamponi? Già in questo momento stanno eseguendo i tamponi rapidi al personale e io l'ho già fatto stamattina con il primo tampone e sono già risultata negativa, però provvederemo a effettuare il tampone a tutto il personale che afferisce all'unità operativa. Stiamo parlando di medici, infermieri e personale sociosanitario. Ecco, ribadiamo questo concetto e magari cerchiamo di spiegarlo anche un po' meglio. Questo paziente è risultato positivo, però quando ha fatto il suo ingresso il tampone era stato eseguito. Partiamo dal concetto che tutti i pazienti che vengono ricoverati nel reparto del Santa Croce, prima di accedere al reparto, hanno effettuato il tampone, che quindi ha dato esito negativo. Nella mia unità operativa vengono ricoverati pazienti che non hanno sintomi evidentemente pneumologici, perché noi abbiamo un reparto dedicato alla gastroenterologia. Quando però il paziente non risponde alle cure o ha delle febbri improvvise, è ovvio che in questo momento la prima cosa a cui pensiamo è che possa avere un'infezione, per cui il tampone è stato fatto solo perché questo paziente aveva una febbre elevata e ci ha dato sorprendentemente un esito positivo. E quindi questo il paziente è asintomatico. Certo, quindi poteva covare in quel momento, cioè c'era un'incubazione in atto quando ha fatto il primo tampone. Quello che dobbiamo capire è che il tampone è una metodica che ci dà una fotografia del momento. Per cui noi se abbiamo un paziente che in quel momento sta incubando l'infezione virale, probabilmente non avremo un esito positivo. Questo non significa che è certamente negativo e che quindi nel tempo potrà sviluppare l'infezione. È importante comunque, indipendentemente dal tampone che è negativo all'ingresso in reparto, mantenere le regole. Tant'è vero che noi abbiamo dovuto aumentare le distanze tra i pazienti, quindi la distanza tra un letto e l'altro, così come utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale che sono forniti a tutti gli operatori e che vengono adeguatamente utilizzati. E anche dai pazienti stessi? E anche i pazienti stessi. Tutti i pazienti, anche se sono stati sottoposti a tampone, durante la degenza mantengono le mascherine e mantengono le distanze. Purtroppo siamo stati costretti da mesi a bloccare l'ingresso dei parenti perché possono rappresentare un momento in cui il virus può entrare nel reparto. I parenti vengono a recuperare gli indumenti dei pazienti che vengono loro portati all'esterno del reparto dal personale sociosanitario. Purtroppo succederà ancora per i prossimi. E questo continuerà a succedere. Devo essere sincera che sono gli stessi pazienti che spesso chiedono di non far entrare proprio nessuno. Quindi c'è una consapevolezza di quello che sta. I pazienti credo che abbiano molta consapevolezza e spesso se chiediamo loro di rifare i tamponi sono i primi a volerlo fare, quindi hanno inteso qual è il rischio che comunque si corre quando si sta in una comunità. E la bolla è stata creata anche lì? Quindi la bolla l'abbiamo creata subito. E quindi si vedrà nelle prossime ore speriamo di avere la possibilità di controllare al meglio l'infezione, anche perché noi abbiamo un obbligo che è importantissimo, quello di garantire comunque anche ai pazienti non Covid le cure adeguate, che sono importanti. Assolutamente sì, sono tutti in buone condizioni di salute. Sono tutte in buone condizioni di salute. Ci sono tante altre patologie che devono essere curate e quindi la preoccupazione non deve andare a stoppare questo tipo di cure, è così? Sono d'accordissimo con lei, è importantissimo ricordare che comunque se è vero che ci sono casi di infezione durante il ricovero ospedaliero
per Covid-19, è anche vero che riusciamo ad isolare subito queste infezioni e questo non deve essere un motivo per cui i pazienti che hanno davvero bisogno per altre patologie di rivolgersi al nostro ospedale non deve essere un deterrente, devono venire perché è importante arrivare al momento giusto in ospedale per curare le altre patologie. Perché, ed evitare, che si aggravino ed evitare di arrivare quando ci sono dei quadri troppo avanzati che mettono a rischio di vita molto di più che magari l'infezione da Covid o solo la preoccupazione. Ricordiamoci il cancro del colon, ricordiamoci le infezioni, la parte oncologica, devono assolutamente venire in ospedale.